tempo non basta mai. Stasera abbiamo pensato di ridurre al massimo il tempo di intervento di ciascuno dei relatori per provare ad aprire un confronto costruttivo. Perché il libro è un libro che restituisce un quadro impietoso di quelli che sono i problemi della città e che tutti conosciamo, il problema della laguna, della residenza, inutile che li elenchiamo perché li conosciamo. Abbiamo pensato di dare una struttura di questo tipo, partire con qualche domanda a Francesco Erbani, giornalista, pubblicista, scrittore, conoscitore di città. Ci sono due libri interessanti sia su Roma che su Pompei e questo su Venezia, per cui riesce a restituire un quadro delle problematiche delle realtà locali in una prospettiva allargata. Dopo queste domande ciascuno dei relatori darà un contributo specifico, breve. Poi Erbani potrà fare ai relatori qualche domanda per poi passare la parola anche agli interventi. Ritiro già la prima domanda che avevo pensato di fare, vi do la risposta perché ho sentito la risposta ieri nella presentazione del libro alla libreria Marco Polo. Io volevo chiedere cosa vuol dire Non è triste Venezia. Non è triste Venezia, l'autore ha chiarito, non è triste perché non è proprio triste, perché c'è una vitalità all'interno della città che dimostra che Venezia è tutt'altro che morta. Io invece temevo Non è triste Venezia, senza che non c'è più niente da fare. Non era questa la domanda. Allora passo subito dal titolo alla seconda domanda che volevo fare a Erbani, che riguarda nel libro si descrivono perché le voci che si raccolgono nel libro sono tutte voci di persone che vivono la città e combattono per la città, ma non c'è il punto di vista della politica, degli amministratori. C'è il punto di vista dei tecnici, del giudice, di Edi Salzano, grande esperto della città, ma il grande assente è questa politica. Contemporaneamente si richiama nel libro questa articolazione tra URBS, cioè lo spazio fisico, un'articolazione introdotta da Edi Salzano, Civitas come luogo civico dei cittadini, e polis come luogo della politica, e qui mancano i politici. Questa articolazione in realtà introduce un accorpamento, perché le città si accorpano di diversi aspetti. Allora questa era la prima domanda che volevo farti. Allora, grazie intanto per avermi invitato a questa occasione mi pare molto tutte queste persone, tutti questi relatori, tutto per questo libro, perché è un grande onore, e quindi ringrazio chi ha organizzato questa specie di seminario, lo chiamerei così. Intanto il libro è anche per i non veneziani. Fuori di Venezia ci sono una serie di luoghi comuni che gravano su questa città e che vanno, diciamo, da un estremo all'altro, quello della città romantica e cartolinesca, a quella della città morta. E mi pare appunto che un primo, appunto, facendo io il mestiere di giornalista, a me fa piacere andare
carichi a sfocoliare questi luoghi comuni. Quindi il libro si rivolge molto ai non veneziani, per far capire che insomma, questa appunto è una città che non è né morta e neanche triste. E vengo alla tua domanda. La politica c'è, non ci sono i rappresentanti, quelli che nelle istituzioni sono stati investiti della rappresentanza, ma la politica c'è. Credo che appunto ci sia esattamente nella articolazione greca della parola polis, c'è. Io ci vedo tanta politica in quello che dice di Salzano, tantissima, tanta politica in quello che dicono tanti altri interlocutori che compaiono in questo libro. Potrei cavarmela dicendo che non ci sono i rappresentanti delle istituzioni perché non mi pagano all'altezza della situazione, per cui potrei andare a recuperare le dichiarazioni di questo o di quello sulle agenzie di stampa, non mi pare che lì ci sia del sugo, della novità, delle cose interessanti, non mi aspetto delle cose interessanti, e per cui ho lavorato prevalentemente sulla civitas dotata di una densità di polis molto molto consistente. Chiedervi qual è secondo te il tratto distintivo di questa città. Ieri parlavi di questa Venezia che nasce sullo scambio, un luogo quindi di confronto, di tracimazione. A me mi ha colpito, sono d'accordo perché mi ha colpito questa tua posizione, perché riportava, spostava da una dimensione dello scambio di carattere commerciale a una dimensione dello scambio come condivisione. Mi è sempre piaciuto il termine che i romani davano al confine, che erano due in realtà le parole, limen liminis e limes limitis. Limes limitis era il tempo, il confine in tempo di guerra, quindi era un muro, una separazione ixus leones, lì c'è altro. Limen liminis era invece come se questo muro scendesse e creasse una fascia di scambi che ricorda un po' anche la marea, questo scorrere, questo tracimare dall'uno all'altro, questo tracimare tra polis, civitas e uns, perché anche la configurazione fisica di Venezia racconta in qualche modo questa natura del progetto come processo non definito, non finito, congelato, sterilizzato, cosa che invece sta accadendo oggi. Com'è per te Venezia? I tratti distintivi, detta molto sinteticamente, li dividerei in due diciamo, grandi contenitori. Uno è come è fatta la città. Uno degli stimoli a scrivere questo libro è stata la lettura del libro di Franco Mancuso, Venezia è una città, un libro che è stato pubblicato con la Corte del Fondo alcuni anni fa. Lì si racconta una storia che è diversa dalla storia di tante altre città, però ai miei occhi è apparsa una storia densa di futuro. Questa è una delle specificità più evidenti. Ne parlavamo ieri, poi c'è stata questa, abbiamo fatto ieri questa passeggiata con gli amici della vita. Come è fatto un campo, come è fatto un ponte, che cosa ci si può scambiare in questi due, limitiamoci a questi due luoghi della città, ci si può scambiare tantissimo, non è uno scambio gratuito, ma
D'altronde, diciamo, se andiamo indietro, anche gli scambi commerciali veicolavano scambi d'altro genere, evidente. Poi le cose si sono, diciamo, specializzate, e allora lo scambio è uno scambio di merce dietro compenso. Ma questo è un luogo dove le generazioni si confrontano, in un campo ci si trovano gli anziani e i bambini. Un campo è diverso dalla piazza di una città, perché ha un'accessibilità molto più favorevole, ha trasmette un senso della quotidianità molto più evidente. Non c'è, come dire, la monumentalità che spesso caratterizza tante bellissime piazze di città italiane. Venezia è una città che mi è sempre apparsa come una città per, come dire, dove i più deboli si trovano meglio, gli anziani, i bambini, pochi che ci sono. Consiglio la lettura di un altro saggio scritto a quattro mani da Franco e Stella Mancuso, che si intitola, un saggio scritto in francese, scritto anche questo qualche anno fa, Vivere e morire a Venezia. È una riflessione molto profonda sul modo in cui una persona anziana può essere guardata anche senza nessuna, diciamo, senza nessun senso del distacco. Ecco, queste sono ho parlato appunto degli elementi, diciamo, sia fisici che comunitari. Poi c'è, a mio parere, un altro elemento, quello appunto della vitalità degli elementi conflittuali. Come direi tutti gli organismi urbani, Venezia ha una densità di conflitti elevata. Però, per quanto posso testimoniare con l'esperienza del mestiere di cronista, è difficile trovare una quantità e qualità di partecipazione come a Venezia. Io tu ricordavi prima le cose che ho fatto su Roma, ecco, anche lì ho lavorato molto cercando, come dire, di sondare l'elemento della partecipazione, l'elemento della conflittualità, quella che i sociologi chiamano la soggettività territoriale. Ecco. Beh, però in una città di quanti sono oggi? 52.000, insomma, 51 sono forse. C'è un numero di e una qualità di partecipanti, diciamo, alla vita della città appunto ai conflitti che si generano nella città, che è elevatissima in proporzione a questa, appunto, ai numeri di questa città. Questi sono, secondo me, se devo indicarne soltanto uno, ce ne sarebbero altri, di elementi, diciamo, specifici che mi hanno indotto a lavorare su Venezia. Diversi punti di vista sulla città, e analogamente stasera abbiamo pensato di gettare sguardi diversi sul libro, con letture da diversi punti di vista che riescano a coniugare delle specificità di interessi di ciascuno dei relatori, e l'elenco, come sapete tutti, non è esaustivo delle realtà attive a Venezia, ma tutti, appunto, a partire dai propri interessi, fare un intervento sui contenuti e sul libro per attivare un confronto e provare a
di nuovo a raccogliere l'occasione per ragionare su Venezia. Passo la parola a Gianluigi Placella, presidente della sezione di Venezia Sette Martiri, Riva Sette Martiri dell'Anchi. Provo con questo microfono. Ecco, io ho preso il punto per restare nei tempi che mi sono stati assegnati. Innanzitutto voglio ringraziare Francesco Urbani per lo studio che ha dedicato a questa città e anche per il linguaggio. In un'epoca urlata è un linguaggio scorrevole, spesso leggero, eppure sempre esplicito, a volte poetico, e comunque mai aggressivo, anche nei passaggi in cui evidenzia le criticità e le concatenazioni di cause ed effetti. Mi è rimasta impressa l'immagine in cui al passaggio del barchino le onde si divaricano, quasi volontariamente, come a dire che certe dimensioni sono amichevoli e altre nemiche. Entro subito in argomento, però. A chi si domanda come mai l'ambito muova questi temi, rispondo che la presentazione di stasera è un'opportunità per raggiungere un punto di vista che si rifà ad argomenti fondamentali, quelli dei diritti della persona. Dire ampi e dire certamente antifascismo. Fare antifascismo non è solo opporsi alla presenza di partiti dichiaratamente fascisti come Forza Nuova e Casapan, e l'abbiamo fatto andando a Trieste sabato scorso insieme ad altre 5.000. Fare antifascismo per l'ANPI è allo stesso tempo promozione, che si esprime nella diffusione della conoscenza della Costituzione. La Costituzione è antifascismo applicato, antifascismo propositivo. Quando la si richiama, si fa antifascismo, perché quella carta è la negazione delle idee fasciste. È in sostanza l'identità stessa del cittadino della nostra Repubblica. Ognuno, nel seguire la carta, si dichiara perciò stesso antifascista. A meno che non si voglia sostenere che il fascismo è compatibile con la nostra Costituzione. Il progetto della società della nostra Costituzione immaginava una società fondata sulla solidarietà, con l'obiettivo di contemperare gli interessi dei differenti soggetti della comunità sociale, per produrre quell'uguaglianza affermata nell'articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Un'uguaglianza fra soggetti differenti per sentire, predisposizioni, obiettivi, disponibilità di mezzi. In ogni circostanza, in ogni contesto in cui questi equilibri si scompensano, si sta andando contro la Costituzione. Le istituzioni centrali e periferiche, dovendo rifarsi ai dettati costituzionali, hanno perciò il compito precipuo di armonizzare le aspettative dei vari componenti della città, della società. Devono perciò contrastare il consolidamento di posizioni di privilegio, che diventa poi problematico riequilibrare. E tanti di questi squilibri si registrano con grande evidenza a Venezia, che per la sua dimensione così circoscritta pone allo scoperto queste disparità. Ci sono disparità e predazioni a Venezia. L'articolo 41, nel parlare della libertà di impresa privata, è chiaro: l'iniziativa economica privata e libera non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Significa che il cittadino che fa del profitto il fine della sua attività non può realizzarlo sulle spalle degli altri componenti della comunità a cui appartiene, tanto meno con la messa a repentaglio della loro sicurezza e salute. L'episodio del settembre 2013, citato nel libro, in cui le enorme masse di turisti bloccò totalmente le merceria, senza che ci si potesse minimamente spostare, infatti richiama la compressione del diritto alla sicurezza. Il territorio, non più vissuto secondo i riti e i riti specifici del luogo, viene ceduto ad un turismo che occupa spazi, espelle gli abitanti, produce cementificazione secondaria per il moltiplicarsi delle seconde case abitative. La cementificazione è alienazione di un bene pubblico, accentramento delle risorse, dissesto idrogeologico e causa di disastri ambientali. Evidenziando quindi la relazione diretta fra monoeconomia del turismo e danni alla comunità. Come poi vediamo per i fondi delle grandi navi,
il turismo di queste dimensioni è un attentato alla salute, che invece è tutelato dall'articolo 32 della Costituzione, è il solo articolo che la Costituzione definisce fondamentale. Il turismo e il dissesto del territorio quindi sono una binata che eludono il principio di precauzione, prudenza, sperimentazione, progressività, reversibilità, i capisaldi dell'agire politico della Serenissima, racchiusi nella parola umiltà, come ricorda Betty Salzano. Noi invece vediamo una Costituzione capovolta, in cui i diritti della persona vengono piegati all'arroganza del capitale. L'episodio del tappo delle case viene anche la questione del diritto alla libertà di movimento. Mentre per i viaggiatori del mondo questo diritto non deve essere limitato, agli abitanti del luogo visitato quello stesso diritto può essere compresso o negato. Viene da pensare a quanto scrive Gustavo Zagrebelsky, i diritti per forza, sulle società caratterizzate da forti disuguaglianze. Venezia è un esempio. In esse solo chi sta in alto può ottenere spazio per i propri diritti e a spese degli spazi di chi sta in basso. Di tutti questi equilibri, di tutti questi squilibri, l'imprenditore stesso non può disinteressarsi, considerato che la Costituzione, all'articolo 4, richiama anche lui, come tutti gli altri cittadini, al dovere di promuovere il progresso civile e culturale. La difesa del valore del territorio si fonda sull'articolo 9, la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, come ricorda Salvatore Settis. Quella formulazione stabilisce una concreta linea d'azione collegata ai diritti essenziali del cittadino, diritti che contribuiscono al progresso spirituale della società e allo sviluppo della personalità individuale. Invece vediamo che la città si svuota di senso e si riempie di effimero. I palazzi, svuotati delle loro vite, diventano busci vuoti, manifesti dell'esteriorità, dell'apparenza, armonia senza funzione. Un esempio per tutti, il Fonte l'ho rimesso a nuovo, anche nel nome, ora si chiama Fontaco. È diventato estraneo alla vita dei cittadini veneziani. Poi c'è una distruzione della diversità sociale, è una monocultura. L'espropriazione del territorio, il trasferirsi dei veneziani non in periferia ma in un'altra città, questa specie di esilio cui assistiamo, l'inaridimento delle attività, delle sapienze locali, sono il sovvertimento della società aggregante e multiforme prefigurata dalla Costituzione, che all'articolo 4 ricorda che l'apporto di ogni diversità è necessario e dovuto da ogni categoria e da ogni singolo componente. Ripensando all'appiattimento dei fondali, nel movimento laminare e rilevante dell'acqua che non si disperde più nei meandri dei canali, si ha l'immagine di quanto uniformata alle richieste delle agenzie turistiche sia ormai Venezia. La dispersione dei componenti in talco della laguna prodotta dalle onde delle grandi navi rappresenta bene il danno alla fisionomia della città. L'onda profonda del passaggio delle masse turistiche sconvolge il territorio e porta verso il mare aperto della omologazione ogni diversità. Scusa. Uno sconvolgimento che però non interessa a quegli stessi che dicono l'allarme per i pericoli della cultura locale rappresentati dall'arrivo di estranei, migranti, che hanno numeri 100.000 volte inferiori. Sulla scomparsa delle abitudini locali dovute alle masse di turisti invece si soprassiedono, considerati gli immensi guadagni. A quei livelli di reddita passa il secondo piano, infatti, condannare l'identità locale. Si diffonde quindi un'economia che è sottrazione di diritti, una freesia in cui si estrae l'anima del luogo e che ci fa pensare a quanto sia fondato il terrore di certi popoli primitivi a lasciarsi fotografare, convinti che quell'azione è capace di rubargli l'anima. In effetti, trasformando la città e la sua forza culturale in brand, in marchio, anche Venezia esibisce il paradosso di tutti i siti patrimonio dell'umanità, che vengono sostenuti in una sopravvivenza che diventa condanna ad una vacuità, una condanna ad essere meta di tutti, che ha fatto di Venezia un unico grande refettorio, anzi un mancificio, secondo la cruda definizione di Tommaso Montanari.
espulsione dai propri luoghi, quella forma di esilio, è un'ingiustizia. Anzi, la negazione di quell'impegno scritto nell'articolo 47, che recita, fra l'altro, la Repubblica favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione. Quindi sostiene e incoraggia un'opportunità che, come è evidente, avrebbe impraticabile in un mercato immobiliare in cui i prezzi stratosferici sono accessibili solo ai pochi del mondo o alle multinazionali, soggetti sempre più potenti che si appropriano così dei luoghi della nazione. Sulla Costituzione e la proprietà privata, che non è sacra per la Costituzione ma anzi è serva della società, il più delle volte questo esodo da Venezia avviene per interesse di impresa, cioè per mettere a rendita spazi pregiati nella città storica ed andare a vivere in terraferma. Ma l'articolo 42 ci ricorda che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurare una funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. È una garanzia della democrazia per prevenire lo spossessamento dei luoghi e quindi la scomparsa della controparte istituzionale nelle richieste dei cittadini. Finché si è rispettosi del territorio, si è in libero stato. D'altronde, su questo tema, già secoli prima delle leggi fondative della nostra Repubblica, la Serenissima fu a designare nel far prevalere l'interesse generale su quello privato, anche ripristinando la proprietà pubblica, dove era nell'interesse dello Stato, anche coinvolgendo gli stessi imprenditori, richiamandoli quindi a quella responsabilità a cui fa riferimento lo stesso articolo 41 della nostra Costituzione. Ecco, riappropriarsi del territorio significa primariamente impostare un'economia basata sulla centralità dei beni comuni e sul lavoro come espressione delle abitudini della storia culturale del luogo. Si afferma al contrario un'economia che invece di farsi strumento di distribuzione di interesse orchestra azioni predatorie e accresce le disuguaglianze. È solo una questione di volontà immaginare altri usi della città. È soprattutto una questione di equità, cioè di equilibrio tra gli appetiti senza limiti del profitto e i diritti dei veri proprietari del territorio, cioè il popolo sovrano, secondo l'articolo 1 della Costituzione. Sostanzialmente quindi la progressiva privatizzazione del territorio è una sottrazione di democrazia, che fa prefigurare una gestione delle istituzioni affidata a un consiglio di amministrazione che risponde agli azionisti e non ai cittadini. Destino forse non improbabile, quando analogamente a quanto già fatto per tante isole minori, l'insieme delle insule, cioè l'intero compound di alberghi e B&B chiamato Venezia, sarà dato in concessione pluriennale ai magnati della finanza e ai potentati locali. Uno scenario in fondo conforme a quello che dice Rami sul potere dell'economia e del turismo. Dice: il turismo si siede al tavolo e alza la voce quando c'è da definire i percorsi, disegnare i tracciati, stabilendo fra loro una gerarchia, come per il ponte di Calatrava. Difendere il territorio significa in definitiva e sostanzialmente difendere la democrazia. Grazie. Che sembra un orizzonte lontano, invece in realtà i piccoli, i minimi problemi sono spesso, sempre legati ai massimi sistemi. Per cui questa rigorosa ricomposizione dei problemi in una prospettiva costituzionale mi pare un esercizio quanto mai utile. Do ora la parola a Marco Castagnetti, animatore. Uno degli animatori del gruppo 25 aprile, così attivo sul territorio, e torniamo anche, grazie alle grandi all'Ampi, per dire che Gianluigi Placello aveva molte complessità, io ho vincoli statutari, io posso parlare di Costituzione e antifascismo, non voglio fare politica, non voglio parlare contro il Pugnano, cosa vengo a fare? E invece è venuto proprio a darci questo contributo. Ma d'altronde, oggi, questo tentativo di confinare l'ANPI, di delegittimare l'ANPI, dicendo, ma non sono più della resistenza,
la resistenza sono già morti, un'altra cosa, come se la resistenza finisse con l'azione di rallentare, di opporsi, e non invece cresca e sia un processo che si dipane, si sviluppa con la liberazione, col mantenimento. E io credo che tutte le realtà associative che lavorano a Venezia lavorano in una, con un'azione di resistenza, ma con una prospettiva propositiva. La parola a Marco Castagnetti. Grazie Giovanni. Io ammiro Gianluigi per il modo strutturato in cui ha dato il suo contributo a questo dibattito. Darevo abbraccio per un discuto con voi, se non sarò altrettanto caro. Due parole innanzitutto sul 25 aprile, visto che richiamo alla resistenza, mi importa anche ricordare che se ci siamo dati questo nome, dopo il 25 aprile, è proprio in omaggio ai due cardini della nostra azione. Da un lato attaccamento alle radici, perché il 25 aprile per i veneziani è anche San Marco, dall'altro l'attaccamento, vorrei dire radicale, a quei valori che il 25 aprile esprime, sono rifiuto di qualsiasi razzismo, qualunque tentazione dittatoriale, di qualunque deriva autoritaria. Questi sono i cardini del 25 aprile. Un'altra cosa in comune abbiamo con la resistenza è quella della resistenza francese, il Maquis, come veniva chiamato dai francesi. Il principio cardine della resistenza francese, che era chiaramente molto debole all'inizio, era che nessuno era indispensabile, per ogni partigiano dovesse cadere c'era qualcuno a prendere il suo posto. Diciamo da questa regola, non c'è una presidenza, è un movimento fluido in cui i portavoce sono intercambiabili, ne abbiamo 10 attualmente, sono solo 10. L'associazione è stata sostenuta e creata per poter gestire eventi come il cinema aperto in campo San Polo, in cui era necessario un soggetto contrattuale, e quindi il codice civile imponeva di darci una struttura come associazione, in cui il codice civile impone di avere sociali, la nostra presidenza era rotazione obbligatoria, il primo anno sono stato io presidente, a partire dal 1 gennaio sarà Dario Venello, la rotazione da noi è obbligatoria, nel senso che non ci sono presidenti. Questa è come parentesi introduttiva. Proprio che siamo in tanti, è un gruppo ormai che conta 2.800 iscritti a Venezia, e la nostra forza è quella di essere un gruppo del 5. A noi il titolo di questo libro è prima ancora di poter leggere, leggi come la voce. Allora, devo dire che a noi, prima ancora di poter leggere il libro, è piaciuto moltissimo il titolo, perché il nome Triste Venezia è esattamente la negazione di queste tentazioni che da due secoli ormai affiorano, di considerare Venezia come un cadavere ambulante. Cioè, il mito della morte di Venezia è un mito ottocentesco che nasce nel 1800. Con questo problema, l'odore di cadavere in genere attira varie tipologie della fauna, sono animali di terra, di cielo e di acqua. Dal cielo arrivano gli avvoltoi, dal mare arrivano gli squali e da terra arrivano gli sciacalli. Quindi l'odore di sangue attira la speculazione. Noi a questa visione di Venezia che muore ci siamo sempre opposti e nel 2016, come sapete, insieme con Italia Nostra e con il FAI, abbiamo lanciato questa cosa straordinaria che Venezia è in futuro. Venezia Futura è una semplice campagna di opinione che è diventata anche pagina Facebook con 12.000 abbonati, una delle pagine più seguite a Venezia. E Venezia in Futura esprime appunto questa che è una dichiarazione d'amore, ma anche una dichiarazione di intenti. La dichiarazione di amore del 2016, Venezia in Futuro, declinata in nuove lingue, proprio perché noi come 25 aprile diciamo che chiunque vuole trasferirsi a Venezia, per noi è veneziano, non è che veneziani si nasce, si può anche diventare, si è tra queste iniziali dichiarazioni d'amore, Venezia nel futuro si è tradotta, come sapete, l'anno scorso, nel più grande cortile della storia recente di Venezia, il Nino Vadovia, in cui ancora una volta insieme con altri e mai da soli, perché erano 42 le associazioni, comitati, che hanno fatto questa via crucis dall'Arsenale fino quasi a Piazza San Marco, con Gian Pietro che ha preso la parola e tanti altri di noi che hanno potuto in quel percorso annegato, non più ogni donna, esprimere le ragioni per cui eravamo tutti insieme, uniti. Io di questo ho trovato tracce straordinarie nel libro di Francesco Albani, che c'era già piaciuto l'articolo, ma onestamente ci è piaciuto ancora di più per poter vedere i contenuti. Perché la coralità di questo mondo associativo veneziano straordinario rispetto al numero di abitanti ne esce in maniera clamorosa che nessuno scrittore credo riuscito ancora a definire. Molti di noi hanno detto che sono fatto le settis, se non vuole Venezia.
questo era l'inquadramento dinamico e forse tra le due ricette se quello di Urbano c'è sulla porta che ci può essere tra l'introduzione della cella e quello che si dice è fondamentale dare prima un inquadramento generale filosofico anche se vogliamo ma una volta dato questo inquadramento è importante che passi all'azione trovare le soluzioni perché di dibattiti, convegni, conferenze su Venezia se ne fanno da decenni ma da alcuni dei problemi che cerchiamo di affrontare non vediamo un principio di soluzione anzi forse con questo sindaco vediamo un'accelerazione di alcuni processi devastanti di disgregazione del tessuto sociale e su questo vuol dire la capacità dell'autore di questo libro è stata quella di disegnare in queste 339 pagine i punti di forza e i punti di debolezza per poter trovare soluzioni non si possono sottovalutare secondi i punti di debolezza ma non si possono neanche dimenticare i primi i punti di forza e quello che trovo straordinario nella parte in cui è Francesca Bagna che dice mezza con la città ideale e che i punti di forza riescono con grande intesa grazie anche a Gianpietro Pizzo che ha ricordato come Venezia possa tuttora creare giovani pietanti non necessariamente veneziani a vita ma anche persone che fanno di Venezia un luogo in cui studiare proseguire gli studi avere un gruppo ex studenti che sono diventati veneziani che non sono rimasti alla fine degli studi allora tre punti di forza che Francesco Epani evidenzia io ne vorrei citare un punto che non è la negazione dello spopolamento di Venezia, che è una tragedia che faremo domani in un incontro ad hoc organizzato alla nostra sede in Campo Gradano, di questo parleremo domani. Ma per capire come possiamo invertire la tendenza allo spopolamento, Urbani ricorda che su Venezia Grande sono 26.000 studenti, più 4.000 persone con corpo docente assegnato, sono 30.000 persone, e se l'età media delle persone che girano città è più bassa di quella anagrafica che risulta dalle statistiche comunali e grazie anche all'apporto di questi studenti, di cui molti vorrebbero bastarsi solo per offrirsi delle opportunità di lavoro che non siano solo quelle di fare cameriere o banconiere o quei lavori legati alla natura turistica, che sono importanti ma non possono esaurire le funzioni di una città o le opportunità di lavoro che vengono offerte da chi ha studiato. Ora, se noi aggiungiamo a questi circa 10.000 fuori sede di Cervantes, gli studenti delle scuole superiori, e su cui invece abbiamo una ricerca nostra, che ci può dire qua dal professoressa Nicoletta Frosi, che abbiamo presentato l'anno scorso, gli istituti superiori di Venezia hanno tutta una capacità di attrazione straordinaria di moltissimi ragazzi che non vivono a Venezia, vivono diciamo in provincia, non diciamo a Roma, ma adesso addirittura fuori. Pensate al Foscherini, una delle eccellenze veneziane. Se una parte almeno di questi ragazzi che hanno avuto l'occasione di amare Venezia, di conoscere, addirittura di vogare, che appunto fanno voga, potessero restare. Noi abbiamo un dato da cui dobbiamo partire. Venezia perde, Venezia con le sue isole, questo è il dato che sentiamo domani, 50 abitanti al mese per effetto del salto naturale, cioè del clima tra nati e morti. Su questo il sindaco è troppo facile risponderci, colpa del tumore sostanza, si sposta. Non possiamo neanche chiedere alla popolazione della qualità media molto elevata di fare figli a 60 anni. Se ci guardiamo in faccia oggi, quindi la media che è presente, credo che l'età media a Venezia, dei residenti, quello del tempo pieno, sia effettivamente elevata come previsto con la gente, sono indici. Allora, come se ne esce? Basta guardare la storia della Serenissima, dopo ogni epidemia di peste. Prendiamo l'ultima, quella del 1630 che aveva ridotto la città in minimi termini e che ha portato alla edificazione di questa cosa meravigliosa che è la salute. Cosa ha fatto la Serenissima? Ha mandato un giro di suo lei, un giro per l'interno, con questo messaggio sostanzialmente. Venezia costruire un futuro, Venezia è questo futuro. Non c'è nulla di nuovo nel nostro slogan Venezia di futuro. Venuto a Venezia troverete una casa e un lavoro. Il lavoro era l'arsenale, 15.000 posti. E tutto intorno all'arsenale della Repubblica terrà la casa gratis a chi veniva a Venezia. Cioè quello che noi ci troviamo come patrimonio residenziale pubblico, che hanno immediatamente ereditato l'ATER, il comune e altri enti pubblici, è in gran parte frutto di quello che è stato il primo welfare state della storia dell'umanità. Perché la Serenissima per popolare Venezia dava un tetto a chi veniva a Venezia.
appunto incapaci, ma non che non ci siano casi, ci sono, e anche su questo il libro di Urbani è una miniera di dati, aggiornatissimi tra l'altro, non so quando è fatto per rinnovare le congratulazioni che già avevano, ho avuto cose di fare in condizione calda, perché il numero di case vuote a Venezia fa pensare che le immaginavano ci siano. Noi tra le proposte che avanzeremo presto sarà quella di imitare quello che viene fatto in altre città europee che sono soggette a una pressione simile. Faccio un esempio: Bruxelles, a causa dell'insediamento delle relazioni internazionali come l'Unione Europea e la NATO, perché Bruxelles è anche sede NATO, i prezzi delle case sono andati alle stelle, con la tendenziale espulsione dei residenti verso le periferie, un po' come succede a Venezia con la pressione turistica. Le due misure concrete che sono state prese forse sono molto semplici da spiegare, forse sono una fonte di ispirazione. Una è stata l'indennità di caro vita, che viene riconosciuta a chi lavora e tuttora vive a Bruxelles, quindi è un'indennità che sono stati in busta paga per compensare il fatto che vivere in quel centro storico, chiamiamolo così, è più caro che altri. La seconda è la tassazione di molti luoghi che trovate si intendono qui senza utenze, cioè non la seconda casa che non pensano a un impianto, no, laddove non ci siano utenze, è nell'acqua perché l'immobile è veramente vuoto a pagare. C'è la tassazione progressiva che il primo anno parte da una certa cifra, il secondo anno cresce, poi cresce, cresce ancora ogni anno, fino ad arrivare addirittura 10 anni all'esproprio del bene comune utilizzato, senza arrivare tanto, perché la costruzione è un'idea diversa, ma pensare a forme di tassazione che penalizzino un uso, diciamo, improprio di quello che fa l'utilizzo di uno spazio finito come quello di Venezia, non solo costruire, non è inconcepibile. Su questo poi vorrei inserire un ultimo elemento, se non avete sguardo già in tempo, come guarda San Pietro, non parliamo solo degli studenti, che possono essere visti come una ricchezza, noi lo vediamo come una fonte potenziale di ripopolamento della città, così come Venezia aveva ripopolato Venezia con greci, albanesi, armeni, gli ebrei della diaspora che la Spagna si sono insediati a Venezia. No, abbiamo anche 35.000 pendolari. 35.000 è un numero enorme, se ci pensate, 35.000 persone che ogni mattina si alzano all'alba per tenere in piedi questo baraccone turistico. C'è anche solo uno su 10. Trovarsi a casa a Venezia con la sua famiglia. Siamo sicuri che tutti vogliono avere pendolari per la vita? No, io ne sono sicuro. Allora, quando si guarda la ricchezza dell'iniziativa organizzata a Venezia, giustamente il bene ricordava di essere spropositato per il numero di abitanti, non dimentichiamoci che fra i punti di forza c'è il nostro avere moltissimi veneziani in data pronti, che tuttora, quando si tratta di organizzare l'iniziativa a tutela della città, ci sono presenti, anche se non in data pronti. I 28.000 abitanti delle isole, io compreso, contiamo, 53.000 rimasti in Venezia, statistica del comune, più di 35.000 pendolari, gli studenti. Alcuni di questi vogliamo far restare. La nostra speranza è che questo sia possibile. Una cosa a me piace sottolineare, perché grazie a Dani credo si possa dare come acquisito non solo alla Laguna come nel Manusura, che è un'eredità che è verso, questo pezzo che scrive una parte non riesco. Una pagina che vorrei citare del libro fra le tante che potrei citare, la 2023. Smettiamo di chiamare Venezia centro storico. Quando le statistiche del comune si riferiscono al centro storico, ci fanno un modello torto. Innanzitutto perché Venezia non è il centro storico di Mestre, che ha il suo centro storico e merita pari dignità. Ma in secondo luogo perché per chi è nato a Venezia, parlare di centro storico per definire Baia del Re, Santa Marta, piuttosto che Murano, Murano e Torcello, è la negazione di una civiltà anfibia che nasce prospera sull'acqua e che ha sue caratteristiche diverse rispetto a chi vive in terraferma, perché la natura dei luoghi ci obbliga a uno stile di vita diverso e al rispetto forse dell'ambiente che altrove manca e alla ricerca di un equilibrio, perché la Laguna è un equilibrio costante, è un costante. C'è questo passaggio del libro di Urbani che io vorrei sottolineare perché troppe volte in passato c'è successo di leggere i centri storici. Urbani ricorda giustamente che lo spopolamento dei cosiddetti centri storici è una caratteristica che si può ritrovare anche a Firenze, Roma, Trastevere, che scopriamo. E qui parte la citazione. Urbani dice: ma qui non c'è un centro storico che si spopola perché si ripopola una periferia. Qui è una città storica che perde tratti vitali. Chiamiamo una città storica, città antica, chiamiamo
Ecco, su questo c'è un passaggio che anche i giornalisti chiedevano di fare, e ultimamente per fortuna abbiamo avuto qualche soddisfazione in questo senso. È un messaggio di speranza del Bagno, per aggiungere uno soltanto. Se consideriamo il Mino Badovia come un esempio di quei momenti in cui i vari focolai, come definisce la Bagno della città, lavorano insieme, credo che possiamo ripetere esperienze di questo tipo sempre ricordando una cosa, che il tessuto associativo di Venezia segue la struttura urbanistica di Venezia, è una ricchezza straordinaria di insule, ogni associazione, comitato di quartiere, ha cercato innanzitutto di consolidare le vite, di crescere, magari di fare il suo campanile. La cosa importante è che poi, subito dopo, una volta consolidata l'isola, tra l'isolato si gettano i ponti. I ponti, altra caratteristica di Venezia, con cui ci permette di lavorare insieme, lo stiamo facendo oggi, quindi grazie di cuore agli organizzatori e scusate se mi sono dilungato per il necessario. Grazie a tutti. Tema che ritroviamo alla viva, spazi che ci vengono continuamente negati perché ci rivelano al ruolo di contribuenti, nel senso che contribuenti che non contribuiscono, che devono soltanto pagare delle imposte ed essere succubi di questo sistema. Do ora la parola a Lidia Versoc, presidente di Italia Nostra, della sezione di Venezia di Italia Nostra. I suoi intendimenti, pietre, acque e persone. Finora si è parlato di pietre, della città, di pietre, della città viva. E io invece parlerò di un tema che mi è congeniale, e cioè le acque, la laguna con la L maiuscola, che non sembra, sembra un mezzo, ma in realtà è un dato di fatto, è un nome, è un idronimo. Come Lido di Venezia, si scrive Lido maiuscolo, così, Laguna di Venezia, è il suo nome. Allora, chiamiamola così, diamole quella dignità che Francesco le riconosce insieme a tutti coloro che la frequentano, la studiano e la amano. Allora, Francesco era un isolano lidense, acquisito, e ha una affettuosa consuetudine con la Laguna. Scrive per comprenderla meglio, per farla comprendere, perché non è facile capire la Laguna, soprattutto fuori di Venezia, ma spesso anche i veneziani, parliamo poi dei mestrini, stavo per dire campagnoli, è ancora più difficile farla capire. Lui dice delle cose molto interessanti, dice che la Laguna è anche quella che appare, ma non solo. Ci sono grandi contraddizioni in un gioco di specchi in cui Venezia è maestra e la Laguna è una parte di Venezia. Dunque, pagina 46, io seguo quello che dice Francesco, trovo che sia credo interessante riproporre a voi queste sue idee sulla Laguna, perché emergono via via, c'è un capitolo dedicato, ma emergono da tutto il libro, perché la Laguna è una parte fondamentale per capire la nostra realtà. Lui dice, la calma sembra il requisito di questo paesaggio lento e la dimensione orizzontale senza ingombri colpisce. Ma non è solo così. L'illusione che la Laguna sia un'oasi pacificata e serena serve ad accrescere l'intensità della sua fruizione estetica, che è potente e insieme rasserenante. Ne travisa però la sostanza, e la sostanza parla di un tumultuoso svolgersi di eventi, dell'alternarsi di forze tendenti alla sua erosione o, al contrario, al suo riempimento, di moti regolati dalle fasi lunari. Ecco, allora la Laguna sembra una distesa inarticolata e senza connotazioni, ma è invece un ambiente percorso da una fitta trama di canali che la vivificano. Sembra una distesa d'acque e invece è un ambiente ricco di biodiversità. Sempre un ambiente sempre tra se stesso e invece l'uomo ne ha orientato l'evoluzione dagli inizi del 300, tant'è che molti, capziosamente, lo definiscono un ambiente artificiale e anche qui un
come diciamo la luna, mi piace dire la luna con la L maiuscola, così vorrei che si dicesse, e questo me l'ha insegnato Lorenzo Bonamento, che non è un ambiente artificiale, ma un ambiente storicizzato. E la storia ha dato delle lezioni fondamentali, la storia della laguna. E Francesco ci dice, e soprattutto dice che le lezioni che questa Raffaella Laguna ci ha dato nella sua storia, la ricerca di un equilibrio sempre mutevole, ma con sempre un equilibrio, la sperimentazione, la verifica, la riversibilità, non hanno trovato tanti discepoli. I suoi insegnamenti, tanto radicati nel tempo e così funzionali al formarsi e all'esistenza di questo singolare organismo urbano, organismo urbano, fatto di terra e di acqua, si sono dispersi come si disperdono i materiali che una nave solleva dal fondale lagunare e che i correnti portano via. Ecco, questo secondo me è una cosa fondamentale. L'organismo urbano, lo diceva anche Proust della laguna, che non è una cosa solo naturale, ma è parte della nostra urbanità, della nostra città. E lui dice che queste lezioni sono state dimenticate, non sono state seguite, fino ad arrivare a pensare che la Laguna e Venezia siano due entità completamente sconnesse e che per salvare Venezia si possa sacrificare la Laguna. Quando parla delle grandi navi, esamina per esempio, descrive velocemente il progetto delle navi a Marghera, purtroppo, lui dice si sta andando a tentoni. E perché? Perché non si sono accolti gli insegnamenti della laguna. E quali sono? Sono iscritte nella storia. Prima di tutto, la primazia dell'interesse pubblico. A pagina 48. Francesco che meno profeta, ecco. Dice questo. Di come si siano realizzati questi mutevoli equilibri è esemplare a tratti etica. I non la conoscono. Questa storia racconta di una relazione stretta, solidale, complice tra l'uomo e la natura, la quale raggiunge la conclusione che anche l'uomo è natura e che se ne violano le regole è come se si amputasse un braccio. E un altro insegnamento che trovo subito e che mi ho appena accennato è quello dell'interesse pubblico rispetto all'interesse privato. Lui parla delle sentenze del Piove di cui mi sono occupata, una magistratura che aveva proprio come scopo la riesame di tutta la laguna per riconsegnare al pubblico ciò che era del pubblico. Anche questi giudici, dice Francesco, svolgono una fondamentale funzione di tutela del patrimonio pubblico e le loro sentenze attestano la dialettica o anche il conflitto fra la Repubblica e chi vorrebbe trarre vantaggi privati dalla laguna. Questo si è perso, purtroppo. Ora vediamo sempre di più che si confondono le cose e spesso si può passare come interesse collettivo quello di categorie organizzate e potenti. Ma un altro insegnamento ci offre la laguna: l'umiltà e la visione di insieme, la necessità di una visione di insieme. Ora, l'estrema specializzazione scientifica dei saperi porta a una presunzione molto perniciosa. In alcuni ambiti scientifici si guarda con compassione anche ai tentativi dei nostri predecessori nei secoli passati per scongiurare intendimenti che non si sapeva nemmeno venissero dai fiumi o di dotare i mini di difesa
aree solide in pieviture, prima della riscoperta della carta idraulica romana. E spesso si irride agli ambientalisti che invocano il riequilibrio, che esaltano la prudenza, dovuta non a saggezza, secondo loro, ma a impotenza. Dove mancavano i metodi predittivi, si operava con la prudenza, è ovvio, con l'ascolto della tradizione. Ma la sapienza, la saggezza prudente, certo, perché serve, dell'antichità, era intrinsecamente giusta e può offrire un'umiltà di approccio molto più lungimirante. Ora si prevalga, pensando che l'autorevolezza delle nuove associazioni scientifiche, che magari si occupano di erosione del canale petrolio, non guardano più delle loro sponde e non guardano l'insieme del tutto. E si è parlato tanto del diritto alla città, del diritto alla residenza, ma il diritto alla laguna, il diritto a conoscere la laguna e soprattutto quello che si sta per compiere, si sta per perpetrare contro la laguna. Questo dobbiamo anche richiederlo, fa parte di quella resistenza che Francesco ci invoca, invoca che noi chiediamo. Ora, e mi permetto di fare questo breve inciso, prossimamente la salvaguardia deciderà, e molto probabilmente in senso positivo, un progetto che sarà la fine della laguna. Va bene che fra pessimisti e ottimisti, mi scrivo sempre i pessimisti, ma io credo di non andare molto lontano, dicendo che l'immarginamento del canale dei petroli, che stanno per decidere con l'avallo di tutti gli istituti che dovrebbero invece consentire la tutela della laguna, sarà la fine della possibilità di riequilibrio della laguna. In base a tutte le leggi speciali, al PAR, tutta la normativa e tutto quello che i veneziani, se sapessero, ma queste cose sono sotto traccia e non si sanno, potrebbero chiedere. Quindi io chiedo alla cittadinanza di farsi carico di questo problema, di informarsi e di partecipare, come il libro di Francesco ci invoca a fare. Vi distribuirò tra poco, abbiamo fatto delle fotocopie di una lettera che la nostra Presidente nazionale ha inviato ai ministri e ai componenti della salvaguardia, perché voi cominciate a informarvi su questo progetto che sarà esiziale. Marco, della famosa palancolata e di questa specie di morazzo che vorrebbero costruire sui due lati del canale, rischia di essere un'altra di quelle opere che segna in modo irreversibile la laguna. Passo ora la parola a Gian Pietro. A Gian Pietro Pizzo di Venezia Cambia, promotrice, tra i promotori di questo incontro. Grazie Giovanni. Cercherò di essere brevissimo per lasciare spazio al dibattito pubblico, che mi sembra poi molto importante. Intanto un grazie non formale, ma sostanziale a Francesco e a Bari, perché con questo libro svolge un ruolo di facilitatore nel mettere in contatto, per creare un dibattito, per alimentare un dibattito fra i saperi che in città ci sono, che sono saperi molti evidentemente, non solo né quelli accademici, né quelli associativi, ma anche i saperi di persone, dei cittadini di questa città. E questo è uno dei punti, mi pare lo dicesse bene anche Marco prima, su cui bisogna costruire ponti. C'è un bisogno estremo di mettere assieme le forze vive della città per riacquistare sostanzialmente un ruolo, un peso della società, della comunità, rispetto allo strapotere del mercato, e del mercato peggiore, nel senso che non stiamo parlando di un mercato produttivo, di un mercato che alimenta la ricchezza che è stata la forza poi del progetto anche politico che ha innervato il governo della città. Rispetto a questo, io penso che ci sia una riflessione importante da fare
agganciata ed è il rapporto in qualche modo tra rendita e lavoro. Lo dico perché tu ricordi un dato che un numerino, però un dato tremendo nella sua essere un numero, 0,6. Nel coefficiente di Gini 0,6 si dice sostanzialmente qual è il livello di diseguaglianza nella città. 0 è praticamente la perfetta eguaglianza, 1 è la perfetta concentrazione di reddito e di ricchezza. Per dare un'idea di quanto sia grave quel numerino 0,6, è che a livello nazionale, che stiamo parlando dopo la crisi del 2007-2008, l'Italia ha coefficiente Gini di 0,33, che è la metà di quello di mezzi. Questo significa che il coefficiente Gini, guardate, non significa, non ha niente a che fare con la quantità di ricchezza che è prodotta, ma come viene distribuito. E allora dire 0,6, tanto per dare un'idea, significa che Venezia ha un livello di diseguaglianza che è di gran lunga superiore a quella del Mezzogiorno d'Italia. Ed è quasi il doppio della diseguaglianza di Napoli, 0,38. Che cosa significa questo dato? Significa non che la città è povera, ma che il livello di rendita che è concentrato in poche mani costruisce una situazione che rompe il patto sociale, rompe l'essere una comunità. Qualcuno detiene tanta ricchezza e qualcuno in qualche modo è strumentale questa ricchezza. E guardate che questo tema va molto approfondito, perché uno dice, Brugnaro dice spesso, ho detto il nome del sindaco, il sindaco di Venezia dice spesso, bisogna creare lavoro, non ci sono storie, qualunque mezzo può di creare lavoro. Ebbene, se si crea lavoro, in qualche modo, essendo solo strumentali alle esigenze della rendita, capite che il problema è dimostrato da questo coefficiente di Gini, cioè una forte concentrazione e uno sfruttamento. Stiamo tornando a un modello di sfruttamento dei peggiori. Ed è interessante ragionare su questo, perché il problema della rendita evidentemente spiega molte cose, spiega il tema della casa, spiega il tema di come in qualche modo si vadano accorpando il controllo e i fili della stessa gestione del turismo attraverso la ricettività. Ed è questa una cosa molto importante, perché in qualche modo si va costruendo un sistema che è talmente sofisticato, leggero, soft, da essere quasi impappabile. No? Airbnb è tremendo da questo punto di vista. La grande promessa dell'orizzontalità, dell'economia circolare, che diventa invece strumento del capitalismo peggiore. Tu parli di platform capitalism, no? E ne parli come una forma, in qualche modo, appunto, la piattaforma Airbnb è una piattaforma che viene strumentalmente usata nella logica del capitalismo. E questa cosa sulla rendita porta lontano. Lidia parlava prima della laguna, parlava del problema dell'ambiente. Anche qui, per quanto tempo, anche tra le forze, diciamo, io penso alla sinistra, no? La sinistra che governava questa città in un certo periodo, questo tema che divideva ambiente versus lavoro. E in realtà io direi che oggi bisognerebbe ragionare e discutere seriamente di ambiente versus rendita. Perché il problema del costo non è la perdita di posti di lavoro, e qual è la perdita di pezzi di rendita su cui evidentemente il pericolo che i soggetti che detengono i veri strumenti della finanza, i veri strumenti delle decisioni, temono di perdere fette rilevanti di ricchezza. Allora si toglie di mezzo una bella fetta di retorica, no? Sul fatto che le associazioni, che i cittadini sono resistenti, che sono il partito del no, che sono questa cosa qua. Bisognerebbe andare a vedere qual è la vera sfida su questa questione. Ma voglio essere rapido. Non affronto il problema del come il turismo potrebbe essere rovesciato, non è che lo facciamo a Ragarotti tra due giorni, martedì, quando siamo stati invitati a parlare. Invece volevo semplicemente richiamare l'attenzione sul problema dell'opacità.
dei processi decisionali. Cioè, noi siamo sempre, tu dicevi prima, no? Ci stanno preparando un'altra bruttissima e indigesta sorpresa. Ebbene, questo sembra un metodo che spiega come anche i luoghi di interruzione con le istituzioni, con i luoghi che in qualche modo dovrebbero rappresentarci, ma soprattutto dovrebbero partecipare, condividere i processi delle decisioni, in realtà le decisioni sono state soltanto ormai un punto, arrivano qua, sono già pronte, quando sono già pronte. Per esempio, che temo di dover dare su questo, riguarda proprio al Senato. Allora, l'anno scorso, non so se vi ricordate, il sindaco lanciò questo famoso piano di interventi. Il piano degli interventi, di per sé, come gestito attualmente dall'amministrazione del Comune di Venezia, è stato costruito con una logica in cui, ed è esplicito questo, non è una mia congettura, esplicitamente è stato detto, presentate questo progetto e poi valuteremo questi progetti, che cosa sono, se sono prioritari, se sono non prioritari, se non sono prioritari. E poi è stata ridotta una stranissima categoria che si chiama idee. Allora, stranamente, tutto quello che è arrivato come proposta, come progetti delle associazioni, è entrato nel mondo delle idee di Platone. E immediatamente è una categoria platonica, ok? Se tu sei un'associazione, automaticamente stai nel mondo delle caverne di Platone. Quindi tu rappresenti un'idea e basta. Sull'Arsenale, il forum futuro Arsenale, il professor Dalla Costa, e c'era anche un altro progetto che era stato presentato, che non mi ricordo più, mi scuso, e sono stati tutti definiti idee. Se andate sulla rappresentazione anche del piano interventi, dei punti dell'organizzazione, trovate nel segnale un altro puntino. Che cos'è questo puntino? È stato identificato come un progetto non prioritario. Ma attenzione, non è che dice non prioritario, quindi non lo facciamo. Non prioritario, ma potenzialmente da prendere in considerazione come possibilità di avere una concessione. Cioè, questo progetto è stato riconosciuto l'interesse. È stato riconosciuto il fatto di essere un progetto che da bene comune, cioè che ha una rilevanza, ora insiste sull'Arsenale, e quindi questo progetto non è che sia stato eliminato, ma potenzialmente può portare una concessione a questo signore. Dico due cose aggiuntive per dire qual è il grave danno dal punto di vista della democrazia. I piani di intervento, o il piano di interventi con i progetti, ad oggi non ne sappiamo i contenuti specifici. Non ne sappiamo. Quindi se questo progetto, per esempio, fosse una concessione, che so io, trentennale a questo soggetto privato, potremmo trovarci l'Arsenale, dopo che per il 2013 si è tornato alla città, in buona parte, sappiamo che sono delle concessioni, eccetera, eccetera. Lo sforzo di elaborazione cittadina nel riuscire a farne un luogo di futuro per la città. E questo progetto potrebbe invece diventare qualcosa che nella logica, siccome i principi dei progetti che sono finanziamento, avere i soldi è portare soldi, quindi se tu porti soldi sul tavolo puoi diventare un progetto prioritario o non prioritario. Dico un'ultima cosa, quello che io ho scoperto andando su internet, perché questa società che ha proposto questo progetto si chiama IBB Consulting, e fatelo anche voi questo esercizio, trovate che questa IBB Consulting è in mano a un signore che è direttore di investimenti presso Corriere Retail, specialista della grande distribuzione, non vi dico il nome ma lo troverete, organizzata, ha lavorato un gruppo PAN, Lidl d'Italia, gruppo AEO, cofondatore di IBB Consulting, società di consulenza e sviluppo commerciale immobiliare, opera da anni nel settore retail con particolari riferimenti a centri commerciali, retail park e outlet. Mi chiedo semplicemente quale si potesse essere l'oggetto di questa concessione. Grazie. Grazie. Ricordarci che l'economia non è soltanto liberalismo, ma è una materia dannatamente concreta. I numeri sono eloquenti. Do ora la parola a Gilberto Bright di Per
patto per Venezia città consapevole, che sta facendo un importante lavoro di connessione tra le associazioni e le associazioni sul territorio. Grazie Giovanni. Allora, pochi minuti, perché i relatori che mi hanno preceduto sono decisamente molto più bravi di me. Io ho letto un libro, come d'abitudine l'ho sottolineato, ve lo consiglio, non ho una percentuale, no? Ve lo consiglio caldamente perché è scritto in modo scorrevole, quasi come un romanzo, è avvincente, coinvolgente, fa riflettere. Quindi, se potete, prendetelo e leggetelo, perché qui si impara a conoscere la propria città. Visto che faccio parte adesso di un'associazione che cerca di creare il cittadino consapevole, questo è un libro che aumenta la consapevolezza della conoscenza che noi abbiamo della nostra città. Quindi sul libro non devo dire niente per il semplice fatto che è scritto bene. Quello che non mi piace è la tristezza. Io non sono triste, quindi mi veniva da piacere leggere questo libro. E mi veniva da piacere perché dicevo, ma io cosa ho fatto per impedire la situazione che viene descritta? Allora mi sono fatto un esame di coscienza. Allora, va bene, qualche anno fa lavoravo con Paolo Cacciari, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo denunciato i proprietari delle valli da pesca perché impedivano il libero flusso dell'acqua. Abbiamo giustamente di cui ho perso la cauda. Poi negli anni '80 abbiamo fatto un convegno molto bello, con sempre con l'amministrazione di sinistra, perché questa città ha avuto sempre amministratori di sinistra. Qualcuno bravo, altri molto meno bravi. Allora negli anni '80 abbiamo fatto un convegno chiamato Venezia città delle idee, considerando Venezia unica, e mi pare che l'autore del libro lo attesti con una serie di informazioni molto precise. Io sono d'accordo che Venezia è una città unica, non ce ne sono altre al mondo, ma non solo Venezia, anche la sua laguna, che sono due parti inscindibili. Allora, facciamo questo convegno, Venezia, città delle idee. Perché? Noi abbiamo pensato, qui le macchine non verranno mai, a parte poi qualche, come dire, giornalista, mi ricordo Meccoli che voleva asfaltare il canale grande per far arrivare le macchine in piazza San Marco, però dico, le macchine non verranno mai. No, chi era? Uno? No, allora era un altro giornalista della... come un giornalista milanese. Allora, facciamo questo convegno partendo da questo presupposto. Venezia è una città lenta. È una città lenta e noi godiamo di questa lentezza. Ciò che può correre sono i pensieri, sono le idee. Quindi pensavamo di creare la città delle idee. Questo è veramente ideale. Non servono parchi, all'esterno ci vanno parchi scientifici, tecnologici, Venezia potrebbe essere da sola un parco scientifico, tecnologico, filosofico, letterario, eccetera, eccetera. Perché a Venezia non serve correre, bisogna solo pensare. Eravamo arrivati quasi alla conclusione del convegno, uno che poi diventò anche ministro della Repubblica Italiana, di matrice socialista, non riuscì a trovare la quadra tra i componenti del comitato che poi avrebbe dovuto realizzare queste idee, quindi siamo andati. Questo per dirvi che qualcosa hanno fatto. Poi, andando avanti, famiglia, mica famiglia, ho partecipato a un'associazione, un coordinamento che si chiamava Io Decido, fatto di donne intelligentissime, con le quali ho imparato la partecipazione democratica. Ho tentato di sviluppare la partecipazione democratica. Abbiamo fatto degli esempi di coinvolgimento.
e mi ricordo sul piano della mobilità. E in quell'occasione trovammo assieme ai cittadini delle modalità di partecipazione, di sviluppo della, del ciclomotore, delle piste ciclabili. E in quell'occasione ricordo, dissi, ma perché al Lido non fate circolare solo macchine elettriche? Abbiamo dovuto aspettare la Toyota che faccia un accordo con l'attuale sindaco che metterà a disposizione 10 automobili gratuitamente nell'isola del Lido.